mamma mia, me maro, bena cosa che allor costa. Figlia mia, c'è il pomidoro, se lo vuoi, te lo posso dar. Mamma mia, mamma mia. Woo!
quindi ci devi stare la prossima volta, quindi va bene, cosa ci racconti? Allora, è stata una sorpresa questa di scegliere delle poesie sul cibo, e quindi sono uscito a trovare una per la volta che ho mandato, che è in triestino, ma vi leggo prima l'italiano. E ne ho trovato un'altra che avevo mandato a Vancouver, alla radio Vancouver, sempre che parlava di cibo. E loro hanno detto che hanno tanta nostalgia dell'Italia, visto che mangiano hamburger e tutto, e quindi avevo fatto questa poesia ad hoc. È peggio per loro. Si sente? Sì. Sì, va bene. Allora, vi leggo prima l'italiano. Il destino è facile, ma fino a un certo punto. Questo parla della mia infanzia, degli anni, sono più vecchio di quello che sento, degli anni 50, quando io erano anni di silenzio nelle strade, nelle stanze, molto prima della tecnologia, di aia sui sentieri e pozzanghe e pochi campioni e stilette stabilite. Mentre riassaporo questa sensazione come palme sul viso, di luci e di lunghe lungo ritorno, come pensieri a due di candela, il cucù che rimarcava il vuoto nel salotto, noi spaesati dal dopoguerra davanti ad una tazzona d'orzo, aprendo la fine di tonno, spiumando un tacchino nel silenzio. Anni che non si poteva dire, entro le strade, entro le stanze. Sai prima di questa tecnologia, Cobole su trans, Baltan, pochi Ferrari, le stelle e le stradine. Mi tocca la sensazione spersa di un tramonto con le panni sulla faccia, le vacche che mucissi con le torte, come il pensiero che aiuta la candela, e il cucù che diceva il svolto del dinero, noi spersi del dopoguerra, davanti a un snoz, le spicce, per ferino la torretta del tonno, sperare non per fare un lavoro che non avrei dovuto fare.
perché doveva presentare Enzo Del Vecchio, che purtroppo ha avuto un'estrazione non dell'otto ma di un dente, e quindi eccomi qua indegnamente a fare il presentatore. E questa poesia si intitola Un Muccio, che gli schedellari sanno che cos'è. Un muccio è un morso, ma non rende l'idea, perché è un cibo immediato all'improvviso. Quando dei figli capitano a casa della madre, quindi qui c'è un dialogo stretto con mia madre, ve lo leggo solo in schitellano, tanto si dovrebbe capire, poi se non si capisce la stessa. Si parla di mangiare, quindi quando si parla di mangiare in genere si capisce. O muci. Oggi non ci sta niente. Mannaia la misca tu. I tenga a malapena, voleva nacque, seccate. Noi o tre te le pozze pure acciaccare a mia amica. Muove dina, stanno, noi ci produzze noi. Poi non ci sta niente. Che ti è sta improvvisata? Non mi potevo far sapere che te ne viene mo all'altra salta. E non dicendo non ti importa, per la figura che mi ha fatto. Te vuole bene, ti posso impiccare, che mi sono gentile. Che te, che c'è sta? Sacci, una pelle di cascavallo. Scritta una pezzotta di cacere cotta. Un scantino di pelle. Vediamo una tazzina. Un bucchetto di vino. Te. E trovate uno stozzo di pelle. Te lo posso buttare. Però vedi, per motivo. Per un po' maduricchie di quindi gialle che piacciono a te e c'è sfragne, non ho niente di riene a Duluse, da Cimete. Quindi sapete che era comodo tu e non fino d'oggi nostre, torna, senza sparagne, così che te viene a me da l'uscita. E te, c'è stesse pure la zicca di corda da buttare, manzata da voi, oppure te posso fare lo io a sode, oppure ti vuoi fritta. A occhio di voi, a occhio di voi. Poi va, avasta. Avasta, e meno male che non ci stai vedendo. Grande vincitore del premio che è arrivato a Padova nel 1961, quindi nel 98, insegna lettere nelle scuole superiori, e se non si presenta con il libro licenziano, ha pubblicato per la critica in un Gorgo di fedeltà, un'intervista a 20 poeti italiani, antologie in classe con i poeti, un altro veneto, poeti in dialetto del 900 del 2000, con Matteo Vercesi, come sta facendo? Un nostro amico che è caduto mentre si faceva una doccia, quindi su quelle cose che succedono in maniera... Io infatti da quando me l'hai detto, sto attento nella doccia, mi aggrappa tutti, perché in effetti quando si cade su una doccia, per la poesia in dialetto sopremo a Carogna, a Verdi e Ame, e poi in Senare, Lassi a Nare, qua Sonia, Venezia. Pronunciato bene il Verdi non posso passare la frontiera, va bene. Paolo? Scarpe già, rotale già. E tu fai.
L'unica differenza è questa qui, che pure
se c'è sonno. Poi magari. Ma se c'è l'aria, mica vuoi dormire? Allora, che la prima ci sono, certo, ci sono due parole che si scrivono uguali, ma cambia l'accento. Sapere e sapere. Sapere è la saggezza, quello che non sa. E sapere è saper gustare un cibo, un vino sapido. A proposito dei vini del Carso, perché è detto così, sono vini eccezionali. La terza moglie di Augusto beveva il tuo vino. Si chiamava Fucino. Lei si curava e si chiamava Fucino. Oggi lo stesso vino lo chiamate Clera. O le Prosecco, il Prosecco. Lei beveva il Prosecco. Dice, ma come? C'era il vino frizzante nell'antica Roma? C'era il vino frizzante. Verso 739 del primo canto delle Eneide, ed egli beve in un calice d'oro, tutto d'un fiato, un vino spumeggiante. Mi dispiace, Don Perignon, non l'hai inventato tu. Però ho qui, abbiamo qui l'onore di avere due persone che possono parlare benissimo, molto più di me, del cibo. E attraverso il cibo che cosa possiamo fare? Intanto buonasera, sono lieta di avervi in tenda almeno per il terzo mandato che mi è stato concesso. Quello che funziona meglio. È sempre un onore e un piacere accogliervi nella nostra terra e spero che abbiate gradito il nostro cibo. L'Italia è un po' questo paese dell'accoglienza, mi piace sempre dire che è un salotto che accoglie la nostra piazza, sempre accogliente. Di recente abbiamo avuto il turismo delle radici, che è stato finanziato dal Ministero della Cultura, credo, ed è il ritorno di chi è emigrato dai nostri luoghi per cercare fortuna e torna nella nostra terra proprio dopo il cibo. Le nostre donne, soprattutto le ragazze della Proloco, hanno preparato tutto quello che le nostre mamme, come le loro mamme, preparavano ai tempi, che era un cibo povero, come diceva Vincenzo, fatto sostanzialmente di pane, acqua, buon olio, pomodori. Abbiamo degli orti fantastici, molto ricchi, perché siamo agli pendici della laguna di Marano, che è molto ricca, i terreni sono fertili e anche salti perché è acqua salmastra. Per cui questo collegamento con il cibo, mi piace pensare che con la cultura si mangia. Il nostro cervello ha bisogno di zuccheri per carburare, ma il nostro cervello ha bisogno di buoni pensieri e quindi della poesia. E la poesia si fa anche attraverso la buona tavola, il cibo, le conversazioni belle che ti arricchiscono. Per cui quello serve a pensare i nostri cervelli. Allora, abbiamo parlato di olio. Abbiamo parlato di olio e chi meglio di... Buonasera a tutti. Siamo molto entusiasti e felici di supportare questo evento bellissimo. Noi siamo una piccola azienda qui vicino, dove condividiamo i valori e la mission di questo premio. Proprio la poesia, la musica ha la capacità di emozionare, di raccontare e di trasmettere per i propri. Proprio prima ci siamo emozionati, così come il cibo. Noi abbiamo scelto di raccontare il Gargano, di raccontare le pulive a Napoli, per esempio, oltre che l'olio, quello che c'era prima nella poesia bellissima. Abbiamo scelto di fare una lavorazione tradizionale per riprenderla, ci stava abbandonando, chiaramente utilizzando dei metodi innovativi. Questa lavorazione è frutto di quello che ci dà il territorio e di quello che ci hanno tramandato i nostri nonni. Siamo orgogliosi di emozionare, trasmettere, far parlare del Gargano anche di terre lontane, come quella che può essere gli Stati Uniti o il Giappone. Quindi la poesia, il cibo e la musica sono un connubio perfetto che invitano la convivialità e invitano la mescolanza di tradizioni che poi dopo portano a innovazioni, cambiamenti che migliorino l'ambiente e provocano esternalità positive sia in termini
all'interno dei nostri cuori, ma anche all'interno dei territori che poi dopo giungono a questi eventi belli che noi abbiamo ancora una volta il piacere di supportare. Quindi questo è quello che vorrei dire. Abbiamo un altro minuto per fare anche un altro minuto. Allora, parlando di olio, e l'olio, in effetti, nell'antichità, intanto l'albero dell'ulivo è sacro per tutte le religioni. Tutte le religioni. Ma l'olio rappresentava non solo un cibo, non solo la luce. La luce di notte era l'olio lampante. Ed era sacro. Noi ce l'ha portato Minerva, non so se ce l'hanno detto, ci hanno detto, no? Saturno ha portato anche la vite sul Campidoglio, 2000 avanti Cristo. Ma come non è venuto, sono venuti, sono tutte la vite, cosa c'è? Sono venuti dall'Oriente, no? E per Bacco, che se può sembrare un'espressione così, è stato grazie a Bacco, che è arrivata la vite. Come è arrivata la vite? È arrivata sempre dall'Oriente, no? Nascondendola in un teschio di un uccellino. La vite cresce e la nasconde in un teschio di un leone. Cresce ancora e la mette in un teschio d'asino. C'è già qui implicito nella leggenda di Bacco che ci porta la vite dall'Oriente, c'è già implicito una nozione alimentare. Un bicchiere di vino ci rende allegri come un uccellino, il secondo ci rende forti come dei leoni, il terzo ci rende simili agli asini. Un bicchiere a pasto, quello che mi consiglia il medico, almeno quando faccio curarsi con il cibo, cioè do delle indicazioni per diminuire il dosaggio dei farmaci. Senza farmaci non possiamo stare, è inutile nasconderci. Però possiamo diminuire la posologia del farmaco, mangiando bene, mangiando meglio, mangiamo meglio, mangiando di meno. Dobbiamo mangiare di meno. Almeno noi, il popolo, che di cibo ce n'è tanto. C'è tanto spreco. E alla dottoressa, questo spreco di cibo, come riduce l'ambiente? Adesso si sta lavorando tanto sul recupero degli scarti alimentari ed è fondamentale. Gli scarti alimentari non inquinano, però è uno spreco di biomasse che va assolutamente recuperato. E in questo torno a ripetere che la storia ce ne insegna, perché le nostre nonne non buttavano niente. Era tutto messo a frutto, ecco, noi era peccato. E il cibo diventa anche l'integrazione oltre che al recupero dello scarto e quindi a ottimizzare quello che abbiamo in cucina perché è energia pura. Ma mi piace anche fare una visione all'integrazione del cibo. Se pensate a quello che avviene anche ai giorni nostri, come attraverso il cibo anche le persone più fragili riescono a integrarsi. Abbiamo degli esempi bellissimi in Italia, pensando per esempio a Pizza Out, che ha messo insieme dei ragazzi autistici che lavorano acqua e farina per fare le pizze e quindi questo è un segno di sensibilizzazione verso chi è meno fortunato di noi. Mi piace pensare per esempio a una manifestazione che teniamo a Ischitella in collaborazione con San Marco La Catola, dove c'è una sorta di asilo per ragazzi che hanno problemi psichici e che attraverso il cibo invece riescono a fare comunità. E noi li studiamo per far conoscere il mare, per far vivere una giornata all'aria aperta. E loro ogni tanto ci ospitano nelle loro strutture preparandoci dei manicaletti fatti da loro, per cui il cibo unisce, magari mangiassero anche i capi di stato della terra intorno a una tavola per condividere cibo e buoni pensieri.
solo questo che bisogna tenere adesso. In una delle diapositive che faccio nelle mie lezioni mostro due piatti. Un piatto di pasta asciutta, di pasta lessata semplicemente, quindi sono zuccheri anche, e un piatto di pasta condito con l'olio. E la domanda che faccio all'auditorio è: cosa fa ingrassare di più? La pasta con l'olio o la pasta e basta? Tutti dicono quello con l'olio perché ci sono più calorie. Falso. Fa ingrassare di più la pasta semplice. Sono zuccheri. Vengono immessi immediatamente nel sangue e quindi sono zuccheri dannosi. La pasta va sempre condita. La pasta condita fa ingrassare di più. Perché il grasso veicola. Perché il grasso rallenta la digestione. Digestione, digerire è una parola che significa spezzare il cibo. Si spezza il cibo nel nostro tubo, così ti capi. Il cibo si spezza nei suoi componenti, sui aminoacidi, eccetera. Dopodiché può passare nel sangue, non possono passare molecole grosse nel sangue, si provoca tromboembolia, va bene? Non posso. Quindi deve essere digerito bene, rallentando la digestione con dei grassi, con del pesce di varano, va bene, condita con le vongole, le cose eccetera, meglio ancora, no? Anche le ostriche, le ostriche non mangiare cotte, a un pugliese le ostriche. Le mangiate cotte? No. A un pugliese le ostriche, mamma mia. Poi, tra Brindisi e Bari, sapete, ci sono le cozze pelose, no? Non so se ce l'avete anche qui. Ce l'avete qui, anche qui, ce l'avete? Sì? Insomma, quelle che le mangi cotte, le mangi cotte. Insomma, siamo superiori ai giapponesi per il pesce crudo, quello non sa di nulla. Il sushi, lo ma già del pesce crudo, no? Abbattuto perché l'anisakis è presente dappertutto, dappertutto. Io ogni tanto la dovevo sezionare dai pescetti, no? Dalle alici, per esempio, prendevo le alici perché sono facile vedere per farli vedere all'auditorio, così eccetera, no? Quindi mangiare meno, mangiare meglio, e non sono di quei medici, soprattutto i colleghi ematologi, che vieta l'uso del vino. Un bicchiere di vino, è stato dimostrato scientificamente, migliora la digestione. Va bene? Un bicchiere di due, poi il Papa ci ha detto, la posologia ci ha dato la posologia 2000-3000 anni fa, almeno, si data la, insomma, l'arrivo della vite e dell'olivo, più o meno assieme, duemila anni, cioè, dicono sul Capitolo, 2000 anni avanti Cristo. Da quel momento questa terra si chiamerà Enotria, perché faceva il vino, si continua a fare il vino più buono del mondo, non è in Francia. Sentite Devadier beve i vini italiani, non beve i vini francesi. E ogni tanto mi fanno degli scherzetti i cugini francesi, perché ha detto che sono cugini nostri. Che ne pensi del vino? Ultima domanda alla dottoressa. Magari anche a te. Io il vino lo apprezzo, anche al terzo bicchiere lo vino. No, assolutamente il vino. Abbiamo degli altri. E da nota di scienza, voglio dire, il vino lo vedi come il diavolo, come un demonio, oppure. No, assolutamente no. Come sei nutrizionista, io mi limito a essere una biologa maniera, non ho fatto un nutrizione, però so che un bicchiere non si lega a nessuno, va sempre accompagnato. Poi mia nonna me ne dava sempre un porcino anacquato perché diceva che faceva sangue, quindi siamo qui per gli sani, eccetera. Tu vino e olio, come volevo, volevo aggiungere, il vino è bellissimo dal punto di vista proprio della pianta, è affascinante. Pratica economica che si utilizzano, è affascinante, come l'olivo, no? Che ci ha tanto da raccontare, quindi il valore simbolico stesso. Però volevo aggiungere una cosa sull'olio. Chiaramente l'olio come condimento, l'olio extravergine come condimento, è meno ma di qualità vuol dire amaro e piccante.
fermiamoci a scegliere un'olio di alta qualità, perché non tutti gli oli extravergini sono dei grassi positivi. Bisogna saper selezionare, avere cura, trovare degli oli che sono ricchi di polifenoli, come ci possono confermare, ci dicono i nostri medici. Quindi fate attenzione, perché se l'olio extravergine oliva è di alta qualità, ci aiuta anche prima della vita. Questo è importante, ci devo dire, non voglio parlare troppo di tecniche, organoletti dell'olio extravergine, però un segreto è, deve essere amaro e piccante, al naso deve essere vegetale. Ci deve un po' far percepire questo prato che c'è qui, questa bellissima natura. È importante questo, non tutti gli oli sono purtroppo di alta qualità. Devo aggiungere una cosa da mento. Allora, il piccante e l'olio cantare. Con l'olio cantare stiamo curando l'Alzheimer. Il più alto numero di olio cantare al mondo sta qui in Puglia, negli oli pugliesi. Mi dispiace per gli amici, parenti calabresi, siciliani, cosa c'è, però i migliori oli dal punto di vista quantitativo dell'olio cantare stanno in Puglia. Cultivar, si sono termine a termine, una cultivar che ci abbiamo anche qui, che è la coralina, che se lavorata con attenzione riesce ad avere un contenuto appunto polifenoli altissimo. Ci sono delle ditte farmaceutiche che hanno contattato diverse aziende anche qui nel Gargano con cui stiamo collaborando per sviluppare delle pillole che aiutano non solo quindi facciamo attenzione come con l'extragiolino, anche con tutti gli altri cibi, a mangiarne meno ma buoni. Ecco, anche la campana di chiave suona per te. La mancanza sole l'hai affatto, in mancanza sole l'hai affatto, me n'ha rimasto tre, me n'ha rimasto tre, me ne trovo quattro, me n'ha rimasto tre, me n'ha rimasto tre, me ne trovo quattro. Non è niente, e zitto marito mio che non è niente, e lui mi amana, e lui mi amana, a fa studente, e lui mi amana, e lui mi amana, a fa studente. Cantautore che ci ha accompagnato in diverse edizioni, Luca D'Apolito, che è vincitore con la casa discografica Reimers
come si dice? Reimers? Reimers? Reimers. Reimers Club, qui non sono Massara, quindi mi perdonerete. Del bando nuovo. Novi Mai. Per le produzioni discografiche 2023, su tutte le piattaforme online, fisicamente attraverso la distribuzione di Fortezza Bastiani con il marchio editoriale di Reimers Club. Il disco è una vera e propria dichiarazione di amore nei confronti del Gargano e del suo cuore pulsante che è la foresta umbra. Chi non l'ha conosciuta può approfittarne, è una meraviglia della natura. Di Luca D'Apolito abbiamo assistito al suo crescente, faticoso e meritato successo. Accade spesso che fuori dal proprio paese si raggiunga una meritata notorietà e dove si è nati e si vive non ci sia un'uguale considerazione, ma a noi artisti non ce ne frega niente. È anche il caso di Luca D'Apolito, giovane cantastorie, nato nel 1994 ad Ischitella, nel cuore del Gargano. Sin dalla più tenera infanzia, Luca è stato incantato dal suono della chitarra battente alla quale si è dedicato con grande passione. Io posso testimoniarlo perché Luchino da piccolo si mangiava gli artisti che venivano a Ischitella, tra cui il nostro grande Matteo Salvatore. Ha assorbito con grande avidità le melodie e tecniche strumentali e vocali di maestri indiscussi, da Matteo Salvatore ad Andrea Sacco, impadronendosi dello straordinario patrimonio della tradizione orale del Sud. Ha iniziato a fare concerti all'età di 9 anni con gruppi locali, suonando con la chitarra battente. Poi magari gli spieghi al colto, all'incrita, che cos'è la chitarra battente. Anzi, diglielo subito che cos'è la chitarra battente. La chitarra, innanzitutto buonasera. La chitarra battente è uno strumento tradizionale del Sud Italia. La particolarità è che ha la forma dell'otto, oltre ad avere il manico, ed è uno strumento antico. È una chitarra fatta con un legno molto umile, e addirittura vengono messe delle corde di ferro, proprio per essere una chitarra battente, perché si batteva, quindi si mettevano gli accordi e si usava la mano proprio in modo da battere sulla tavola armonica, ed è uno strumento proprio della tradizione popolare sia garganica ma del Sud Italia, ovvero durante le serenate, durante le pause dal lavoro c'erano questi chitarristi che imbracciavano la chitarra battente e cantavano questi canti tradizionali. Tra cui, se non ricordi, c'era Rocca Aprico. Rocca Aprico, proprio. I Filaluce tenevo qui. Che? Rocca Aprico, la chitarra, la facevo con... Con i fili della corrente, cioè. Ma i Ischitella sono i Filaluce. Perché era più elettrica come dire. Già dall'età di 15 anni ha calcato i palchi da professionista con il Rione Iunno. Ha scritto il suo album d'esordio girando l'Italia e il mondo, suonando dal vivo ininterrottamente da oltre 10 anni con alcuni dei maggiori rappresentanti della world music italiana, tra i quali Eugenio Bennato, Erasmo Pedringa, Enzo Gragnaniello, Marcello Colasurdo, oltre che con la storica band dei Bisca. Quindi un applauso, perché è un bel curriculum. Luca D'Apolito, che senti quando la sta facendo l'un, ha nel suo ricco bagaglio tutte le sonorità tipiche ed arcaiche dello straordinario scrigno del Sud, in particolare della Puglia, ma si è lanciato e si è proiettato in un progetto discografico unico nel suo genere, dove l'innovazione veste i panni della necessità e il sound e le parole nuove sono percepibili in ogni e nota, come avrete notato. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito dell'artista www.lucadapolito.it e la casa discografica è www.fortezzabastiani.net. Quindi è stato abbastanza, ho guadagnato il caffè, va bene. Anche un poco prima. A conclusione della serata, sempre per la parte musicale,
e rimanendo appunto nel campo musicale, quest'anno avremo con noi in questo reading la gradita novità della soprana, la soprano Michela Marconi. Dove sei? Materializzati in piedi e un applauso, perché gli artisti non ci tengono gli applausi, quindi glielo facciamo ancora un altro. E si avvarrà nella sua performance della sapiente conduzione dell'estroso Enos Palmisano. E avevo scritto un'altra cosa, però no, mi è venuto estroso, quindi che ritorna a Ischitella, quindi l'avete visto in veste di enogastronomo questa sera, quanti mestieri bisogna fare per vivere. Dunque, io sto sostituendo Enzo indegnamente, Enzo Del Vecchio, che ha avuto il problema del dente, del giudizio. Prima di appunto di entrare nel vivo della lettura, vorrei invitare qui Manuel Cohen, perché ha un messaggio importante per tutti noi. Buonasera a tutti, ai miei congiurati, ai vincitori, a tutti quelli che sono qui con noi stasera. I poeti ci lasciano, gli amici ci lasciano, ma ci ricordano anche partendo, e noi li ricordiamo. E mi è stata recapitata al B&B oggi una raccomandata contenente un ricordo di Salvatore Pagliuca, che è stato un amico del premio Ischitella, è stato anche finalista, era un poeta lucano, nato a Muro Lucano, è stato l'innovatore della poesia lucana dopo Albino Pierro. La tradizione lucana è andata avanti anche per altre vie, per altri versi che non erano proprio quelli della consuetudine lirica di Albino Pierro, e allora i nomi sono importanti, sono i nomi di Assunta Finiguerra, i nomi di Rocco Brindisi, di Salvatore Pagliuca e poi anche di via via più giovani come Domenico Brancale ed altri. Ebbene, la moglie Franca di Salvatore ci ha mandato una lettera, non la leggo tutta perché è lunghissima, però inizia così: caro Manuel, cari amici del premio Ischitella, ho sognato Salvatore l'altra sera. Era bellissimo, non era malato, era il mio solito Salvatore. Ero tra tante persone, forse a una festa, ed ero consapevole della sua assenza e dell'impossibilità di averlo con me. A un tratto però mi sono allontanata dagli altri e l'ho visto. Era su una specie di pedana, avrebbe parlato a tutti, avrebbe letto le poesie come sempre. Io ho aspettato che mi scorgesse e quando ha girato gli occhi mi ha detto: mi hai visto? Io che volevo farti una sorpresa. E me l'aveva fatta. Mi sono svegliata felice, finalmente vedevo lui tornato indietro nel tempo, non più sofferente. E continua la lettera. Salvatore ci ha lasciati il 6 di agosto, quindi proprio poche settimane fa. E lei ha fatto un piccolo ricordo che mi ha pregato di donare ai membri della giuria e ai vincitori, sono pochissime copie, ed è un segnalibro con una poesia di Salvatore, bellissima, una di quelle di cui io ho scritto anche nel libro, e sono pochissimi versi, in italiano. E chi me lo doveva dire, questo paradiso di erba macchiata di piante, piante piantate da mio nonno? Io so questa lingua di terra e a gambe all'aria, è la parola stracciona che va e viene con il vento. E ci vorrei provare, ma è difficile. E chi me la via rice stu paradiso, l'erba ammaculata, il chiante, chiante chiantata, ranuta taran, gli sacci sta lingua terra a gambe all'aria, è la parola stranzulenta che va e viene con il vento. Salvatore, ciao. Grazie Manuel e a Franca. Allora, qualche indicazione su come si svolgerà il reading. Ascolterete i testi sia nell'originale sia nelle traduzioni in italiano, una particolarità della
poesia nei dialetti d'Italia, è anche vedere la maestria di autrici e autori nella autotraduzione in lingua italiana. E bisognerebbe davvero studiarla. C'è qualcuno che ci ha già cominciato a fare, per esempio Ombretta Ciornelli, perché non solo c'è un'innovazione della lingua italiana attraverso il contributo del dialetto, però davvero, insomma, io lo dico da persona che poi si occupa di traduzione di poesia da lingue nazionali, in particolare dal tedesco all'italiano, è davvero interessantissimo vedere questo lavoro. Quindi avremo il piacere di ascoltare le traduzioni in italiano delle poesie degli autori vincitori e finalisti dalle voci di Anna Maria Agricola e Michelina Menonna. Da questo punto ci dovrebbe essere un intervento musicale prima del greeting. Quindi dobbiamo chiamare il nostro... Eccolo. Ecco, puntualissimo. Ecco, non so i brani, adesso a te. Vi faccio ascoltare un omaggio a Matteo Salvatore, anche lui grande poeta di Gargano. Per la loro presenza i poeti che fra poco leggeranno le loro poesie, dirò che nell'ordine saranno Maurizio Rossi, che è
poeta romanesco, Michele Lalla, che è finalista di questa 21ª edizione del premio Ischitella Pietro Giannone. E poi sentiremo Sandro Pecchiari, poi sentiremo le poesie di Rosangela Zoppi e Dulcis in fundo le poesie del vincitore Maurizio Casagrande. Voi avete avuto il numero più recente di Periferie, sul quale potrete seguire alcune delle poesie. Invito Maurizio Rossi a venire qui e lo saluto dicendo qualche cosa della sua biografia. È un medico specialista ora in pensione e dal 2008 ha pubblicato diverse raccolte di versi. Mi piace leggere qualche titolo perché sono molto belli i titoli: Dal polso al cielo, Tempo di tulipani, Sono aratro le parole, Che resta da fare, Cercanno leggerezza, che è in dialetto romanesco, La veglia e il sogno, che se non ricordo male ha sia testi in italiano sia testi solo in italiano, e Stolo in italiano alla raccolta poetica più recente, che è del 2023, che Di sabbia e d'arancio canterò. E al suo attivo ha anche un romanzo stato pubblicato nel 2022, che è La ruota di Duchamp. Maurizio è molto attivo sia sul sito Poeti del Parco sia nella rivista Periferie, e è tra i promotori dell'associazione Casa delle Poesie di Centocelle ed è socio della Primula, che è un'associazione, io ho avuto veramente la gioia di poter vedere quanto siete attivi e che affiatamento c'è e che diciamo gioiosa operosità, perché la Primula è un'associazione di volontari e famiglie di disabili. Maurizio, ci dici qual è il testo in romanesco che leggerai? Allora, non so manco le tre. Non so manco le tre, e vabbè, si capisce, non sono neanche le tre. E non è una poesia sull'insonnia, ma è una poesia Luca, sulla mancanza. E è inutile che vi dica, insomma, di più. Mi giro e mi rivolto dentro al letto, batto il cuscino, stiro la coperta, niente, il sonno se ne è ito, abbraccicata al sogno. Apro la mano e ti carezzo, piano, piano, non te voglio svegliare. Riassumo dal petto un ciafruglio di ricordi che te sbaciucchio prima che il sole arriccapezzi e scopra la bugia. La sveglia s'affanna a ricogliere il tempo. Dormi, dormi, non so manco le tre. Bravo. Grazie Maurizio. La traduzione in italiano, il dialetto romanesco, penso che sia abbastanza comprensibile in tutta la penisola, isole comprese. E a questo punto invito Michele Lalla a venire qui. Ecco, grazie Michele. E io racconto qualche cosa di lui, che è nato in provincia di Chieti, a Liscia, ma vive a Modena ormai dal 1976, e a Modena ha insegnato nel Dipartimento di Economia dell'Università di Modena e Reggio Emilia, e ha scritto oltre 120 pubblicazioni scientifiche. Molte sono le raccolte di versi in dialetto abruzzese, vero? E ovviamente sono posso ascoltare diciamo la pronuncia in tren internet viaggi, io pensavo che fosse in dialetto, invece no, tren internet viaggi, Le cinque stagioni e Vita in B minore.
E poi c'è anche una pubblicazione in inglese. Ah, bene, con un'autotraduzione in inglese? Ok, di quest'anno, proprio Giostra di Haiku. E, ci sono pubblicazioni anche in prosa, e per esempio 70 storie zen occidentali, quindi già si vedono anche di nuovo anche in prosa pubblicazioni anche in inglese. E per esempio poi ci sono c'è invece il caos del caso Ucraina del 2023, e poi ci sono diverse prefazioni e postfazioni che ha scritto. E la raccolta che ha mandato alla giuria per il premio Schitella è molto bella, e da questa raccolta voi troverete a pagina 14 il testo della poesia che ascolteremo prima nell'originale e poi nella traduzione, o viceversa, chiedo prima nella traduzione, penso che sia Michelina Menonna che leggerà la traduzione di Terra Bassa, di Terra Bassa, a pagina 14. Terra bassa, la terra è dura, sudore di bidente, l'ammollisce e si sfarina polvere di sogni e di sementi. La terra è buona, ma ti rompe le reni, è troppo bassa, e in qualunque modo la lavori, ti sta sempre chinati, come i guai è che arrivano e le orecchie spiluccano. Faccio una presentazione, le mie traduzioni sono ideologicamente lineari, cioè sono esattamente la copia del dialetto, quindi è una scelta ideologica molto discussa con i miei amici, insomma, è questa. Terra bassa, la terra è tosta, sudore de bedende, la mellemesce e si sfarina parvele di sun e di suo mondo. La terra è buona, ma te rompe le grine, è troppo bassa, e sogna le fatiglie, si sta sempre acciucchita. Nie luai che arriva, e le rocchie te splecca. Grazie. Di nuovo chiamo qui per un altro brano musicale Luca D'Apolito. Sto qui, sto facendo il regista nel frattempo. Sì, sì. Puoi reggermi? Allora possiamo rimandare? Sì. Ecco, va bene. Allora, è la volta di Sandro Pecchiari. Avete. Ecco Sandro. Benissimo, allora le sue poesie sono alle pagine 8, 9 e 10 della rivista Periferie, e poi sentiremo prima la traduzione in italiano, sentiremo chi legge la prima, iniziamo la sono la prima sono a pagina 9, poi quella successiva 10, sono tre poesie che sentiremo, no? Che sono numerate nella raccolta con il numero 1, 7 e 21. Va bene? Però io vorrei raccontare qualche cosa di Sandro Pecchiari. È di Trieste. Decisamente. È di Trieste, decisamente, che è una città, ne parlavamo oggi a pranzo, cioè una città mitteleuropea, ma con questo crocevia, no? Come sì, come nel racconto di Ingeborg Bachmann Tre sentieri per il lago, ecco, cioè la parte slovena, la parte italiana e la parte austriaca. Quindi è proprio mitteleuropea nel senso più, ecco. No, è vero, perché sono così, sì, sono fuse. È laureato in lingue e letterature straniere all'Università di Udine e ha pubblicato Verdi Anni,
le svelte radici, l'imperfezione del diluvio, ma anche nella doppia versione. Tu sei stato un professore di inglese, adesso sei in meritata pensione, la tua autotraduzione è in inglese anche? Sì. È una traduzione non traduzione, nel senso che uno che traduce se stesso in realtà ha un diverso livello di libertà, e quindi il gioco era tradurre in inglese, e tradurre in inglese dava delle soluzioni di suono e linguistiche a volte divergenti. Allora questa traduzione in inglese ricondizionava la versione italiana dicendo: ah, però questo è interessante. Quindi c'è stata una specie di continua osmosi tra la versione italiana e la versione inglese, fino a un certo punto ho detto: bene, adesso basta, perché se no ho dovuto mettere un punto e la deadline è domani. Però è stato interessante, perché l'interazione tra le due lingue è stata molto molto arricchente. Anche il titolo, perché tu hai scritto L'imperfezione del diluvio è An Unrehearsed Flood, che no? È già un'altra cosa, in sì. Effetti non si poteva tradurre L'imperfezione del diluvio letteralmente, però un diluvio non ancora provato, il vocabolo rehearsed è quello che si usa a teatro, mi pareva che rendesse un'idea più diciamo più forte, no? Più diciamo magnetica, e quindi sicuramente già dal titolo e i due testi in realtà andavano in modo parzialmente divergente. Esatto. E allora continuiamo ancora con le poesie in Triestino, sono per esempio quelle più attuali, sono del 2020 con la casa editrice Arcipelago Itaca. Sì. E poi collabora con l'associazione Independent Poetry, con la rivista Grafie di Cesena e con il blog Versante Ripido di Bologna. Infatti scrivi anche per il Ponte Rosso di Trieste e per Fare Voci di Gorizia. E devo correggermi per quanto riguarda l'ordine delle poesie, poi scopriremo tutti perché in realtà l'ordine è numero 7 a pagina 9, poi ci sarà la 21 a pagina 10 e per ultima invece numero 1. Ok, quindi chi legge tra Anna Maria e Michelina la poesia numero 7 a pagina 9? Il fiume al vento era una ringhiera, un graticcio, un confine. No. Per i ragazzi. No, questa sette, è la. La numero 7, è quella 7, non la 1. Esatto. I nostri dialetti tanto differenti, è vero? Sì, sì. I nostri dialetti tanto differenti. Quella è la prima. Sì, quella è la prima per ultima. Sono sempre nella stessa parte. È la traduzione che stanno facendo. Sì, sì. Hai ragione, sì. Un applauso a Michelina, perché non è facile vedere. Hai ragione. I nostri dialetti tanto differenti, ubriaco dall'offerta di parole, come prigionieri di guerra a scambiarci ciliegie. Nei coprifuochi della vita, mia nonna trasaliva al mio veloce apprendere il dialetto, seccata la faccia di una che deve lucidare l'argento contro voglia, ma quella era la mia unica arma vivida. In questo mondo che zambillava come un pianeta di ginocchia sbucciate, di corpi abbarbicati come viticci, di consonanti antiche in sparizione, coniugazioni smantellate, ascoltava mezza divertita e mezza inorridita, ma ascoltava. Aveva provato con Cristo, ma non funzionava mai. La versione triestina, che è un po' più forte, la traduzione in italiano che ho fatta è sicuramente un po' più educata, quella triestina diciamo di no.
i nostri dialetti, tanto differenti, spolpo de tutte ste parole come imprigionai de guerra che se scambia a Sariese nei coprifuoco della vita. Mia nonna se sustava col mio svelto impararmi a sto dialetto scocciata la faccia di una che gade forbieri argenti e no gabale. Ma quella era la mia ugnola, arma viva, drento sto mondo che sgiozzava come un pianeta de senoci grattai, de corpi ingranai come vitici, di consonanti stravecce che spariva con invenzioni fatte a tocchi. L'ascoltava un poco divertita e un poco inorridita, ma l'ascoltava. L'avevo provato con Cristo, ma non funzionava. Ok, va bene. Prima delle 4 del pomeriggio, la portinaia ci avrebbe scacciato, noi ragazzini. Era vietato far rumore, giocare alla sesa, al gioco delle 5 pietre, al portone, ad arrivare al muro con passi di lucertola, di canguro o di leone. Pappagallo, pappagallo, che ora è? Il muro era la meta e il premio, ci bastava. Il movimento che cantava, farlo corretto e controllato dagli altri, non barare. Non sapevamo che sarebbe stato così il futuro. Le scelte aggrovigliate, i passi troppo corti o troppo lunghi, altrimenti si tornava indietro. O il passo del gambero, al contrario, come la vita a volte. E noi nel cortile a inventarci strade e trucchi per la meta, ed eravamo gamberi e canguri, e leoni goffi e divertiti. Chissà con quali di questi passi la nostra galassia si schianta contro Alfa Centauri come per gioco. La portinaia era quella, non so se l'avevate anche voi, ma nei casermoni popolari di solito c'era questa, io la ricordo, una donnina molto minuta, molto cattiva, che ci scacciava perché faceva rispettare il silenzio condominiale dalle 1 alle 4 del pomeriggio, una cosa da incubo. E queste case erano 3 case, 2 molto grandi e una centrale più piccola, dove lei aveva il suo nido e quindi controllava i cortili, chi entrava, chi usciva. Cattivissima, la ricordo, quindi ci scacciava e non si poteva imbrogliare in nessun modo, la ricordo sempre. Prima delle 4 la fortinara ne avesse scazzano i muli, non si poteva far scandale. A giocare alla sesa, alla manetta, al porton, arrivò sul muro coi passi di sariandola, trionfante, qualche salto di canguro di lion. Pappagal, pappagal, che ora sei? Il muro era la meta e il premio ne bastava. Era il movimento che cantava. Non farlo corretto e controllare gli altri e no barare. Non sapevamo che così sarebbe stato il futuro. Le scelte intorcolate, i passi troppo corti o troppo lunghi, se no si tornava in rio. O il passo del gambero, all'incontrario, come la vita a volte. E noi, in corte, a inventarsi strade e trucchi per arrivare. E erimo schile e canguri e lioni, e loffi e divertiti. Chissà con quale di questi passi la nostra galassia si schianta contro Alfa Centauri, come giocando. Andiamo ora alla poesia numero 1, sentiamo prima la traduzione. Il fiume al vento era una ringhiera, un graticcio, un confine per i ragazzi forestieri nelle lotte. A volte varcavano i guadi a barattare, lunghe canne o pesci, il nostro mondo in prestito, rubandoci le armi o le parole, celando l'amicizia, indossandola come il bianco del mare, delle more, sulle labbra senza sfoggiarla. Grazie. Queste erano le solite baruffe tra ragazzini. Ma la cosa interessante qui è che
questi gruppi di ragazzini in realtà erano divisi anche dalla lingua, nel senso che c'era il gruppo dei triestini e poi c'era il gruppo dei triestini sloveni, quindi c'era uno, da una parte una baruffa totale, da una parte anche uno scambio continuo di cose, di oggetti e di lingua, e questo era quello che succedeva nella Trieste dei primi anni 50, quando la guerra non era ancora finita da noi, perché la guerra poi è finita nel più o meno 54, e nel 57 poi invece è cominciata l'esodo, e quindi è stato un decennio molto complicato, mentre l'Italia era, diciamo, tra virgolette pacificata, Trieste era ancora piuttosto vivace come realtà. E il fiume, il vento, era un stante, una ramada, un confin per i muli de fora, cosse se patuffava. Ogni tanto si attraversava l'acqua per scambiarsi visce e pesi, imprestandosi un mondo, ladrandosi le armi e le parole, infilandosi indosso l'amicizia come il cobian del morer, sui lavi e scondoni. Grazie. Sorpresa, e io invito il professor Giuseppe Massara a leggere la sua traduzione in inglese di questa poesia. Ecco la sorpresa, ecco perché abbiamo cambiato l'ordine. Vieni pure qua, se vuoi. Quella funziona benissimo. Ma hai fatto lavorare? Sì, perché è piccola ma densa. Per la complessità metaforica non esplicita e anche sonora, come si è sentito, e come si intende anche da quello che hai appena spiegato, no? Dello sfondo, per cui diciamo è un testo a mio avviso insomma interessante. Vediamo se sono riuscito a renderlo. Allora non c'è titolo. Non c'è titolo. For the wind, the river was banisters, a hurdle, a boundary against the stranger boys. Sometimes we went across to exchange long fishing roads or fish, our world on loan, stealing the weapons or the words, hiding friendship, wearing it like blackberries white on our lips without showing it off. Grazie. Vi dedico un omaggio a Ischitella con gli stornelli di Ischitella. Amore ingrato, ma rizgava veni e non sei venuto, fino alla mezzanotte ti ho aspettato, amore ingrato. Oi, ma che pena, stato abbandonato dalle donne, è meglio andare a letto senza cena, poi ma che pena. Fiori in fiorello, tutta lì fiorellini fiori, tu fior d'un'inna mia è lo più bello, fiori in fiorello. Chiama Pantana, i signorine vanno a mano a mano, e tu ne vanno a pressa come cara, chiama Pantana.
faccia. So bella li capi, le lucchi e la faccia. E mamma te da cresciute i t'abbraccia, fronne di accia. Fiorin fiorello, tutta li fiorellini fioriranno. Lu fior d'un innamiello più bello, fiorin fiorello. Io adesso invito Maurizio Rossi a leggere una poesia di Rosangela Zoppi, ma prima ancora devo chiedere chi di voi leggerà La risata, perché qui dalla regia mi dicono di leggere, di far leggere soltanto La risata di Rosangela Zoppi. Senza traduzione, perfetto, sì, ok. Allora, però io vi invito a leggere la vasta bibliografia di Rosangela Zoppi alla pagina 8 di Periferie. C'è una cosa che però voglio aggiungere, perché mi sembra di non averla vista nella bibliografia. Per me è una nota di merito enorme: la sua traduzione di Assassino nella cattedrale di Eliot, che è meravigliosa, mi consiglio veramente di leggerla, pubblicata dal nostro amico poeta editore Vincenzo Luciali con l'editore Ecofini. Quindi è una, diciamo, ecco, parlavamo stasera spesso appunto di traduzione, ecco, vorrei aggiungere a questo alla bibliografia di Rosangela Zoppi. E a te, Maurizio. Risate a pagina 8. Sì, sono molto belle anche le altre due. È un anno che menzogna una risata, una bella, di quelle che sbottano soltanto tra sorelle. Da un anno invece bazzico soltanto il santuario del pianto, che paro la Madonna addolorata, e ogni giorno che passa mi scompia con millanta perché, e nessuno qua giù, carisso mia, manco per ombra a te. Chiedo a Giuseppe Massara di leggere La sia di Rosangela Zoppi. D'Afta. It's now a year since I've been dreaming a good laugh to give, a really good one indeed to do, one of those you can hear just between sister self. Yet this year I've been crying more than Our Lady of Sorrow's sanctuary, looking like her myself, and every day upsets me when it's over, for down here nobody does look like you, nobody, not even a shadow, looks like you. E ora invito a venire qui il vincitore della 21ª edizione del premio Ischitella Pietro Giannone, Maurizio Casagrande.
Potete leggere a pagina 5 di Periferie la sua breve biografia, sei stato molto, diciamo, un parco del, vorrei mettere in evidenza, oltre ai tanti titoli di poesia nel dialetto veneto, Maurizio Casagrande è nato a Padova, l'attività di studioso della lingua nei dialetti e in particolare nel dialetto veneto. E prima ancora di conoscerti personalmente, è la prima volta che ti vedo in persona, ma prima di conoscerti personalmente, diversi anni fa io ho conosciuto la tua attività di curatore di un bellissimo volume che è Un altro Veneto, Poeti in dialetto fra il Novecento e il 2000. Per Maurizio Casagrande ascolteremo tre poesie e le poesie le trovate pubblicate nelle pagine 4, 5 e 6, se non sbaglio, sì, di Periferie, e l'ordine sarà sarà con Brosemada, pagina 4 di Periferie, e prima ascolteremo la traduzione italiana in italiano letta da Michelina Menonna. Gelata. Dicembre si fa avanti, di buon passo, con gerle di gelo e ambie distese di stelle nel più limpido cielo. Dissemina mangiate croste di galaverna, sul far del mattino, per terra, come sulla vegetazione o sulle rade foglie che si ingrinano. Quando carta velina, mentre ricordo che da bambino mi fiorivano i geloni sull'apice delle dita e ora che sono acciaccato vorrei tornare in quello stato. E ora Brosemada, letta dall'autore Maurizio Casagrande. Sì, faccio una breve premessa. Correggo Rosangela perché non sono mai stato uno studioso di lingue, nemmeno di quelle che conosco un po' meglio, insomma i dialetti. Ho studiato e continuo a farlo la poesia nei dialetti che della mia regione, ma anche in altri. E per quanto riguarda le traduzioni, mi è stato contestato, rimproverato, fatto notare più volte che c'è uno scarto a volte notevole tra il testo originale e la versione in lingua. Ed è vero, ma è una cosa voluta, cercata, insomma. È un dato di fatto che si nota subito che c'è uno scarto, una distanza anche forte qualche volta tra una versione e l'altra. Ma è altrettanto vero che faccio questa scelta per sottolineare, per marcare che per me è il testo che conta, dove sta la poesia soltanto nel dialetto. Conta anche l'italiano, ma non può arrivare agli stessi livelli, perché è un'altra cosa, insomma, e non lo sento la mia lingua. Ecco, Brosemada. Dicembre. E avanti a buon passo, cosseste de giasso, e gran sarande de stela in cima del biavo. Al te spande a brancà crostoni de brosema, sol far di a mattina, par terra, e par sola de erbe, c'anoseccia le foglie crepae, fa carta veina, e goinamente, cogliero puteo, che mi veniva i buganse in punta ogni deo. Ed esso, Cassotta Rocca, vorrei ancora tornare che ora.
Ascolteremo adesso, lo troverete a pagina 6, Nero Scialle, Xendal. Chi sarà? Anna Maria Agricola che legge Nero Scialle? Pagina 6. Che il cielo sia terso coperto, ogni sera ti rivesti le spalle, nel più nero scialle un manto tutto pizzi, agognato un tempo dalle ragazze da marito, mentre oggi si usa calzarlo da donna e anche no, ad occultare le infedeltà nel carnevale. Il tuo però è pure fornito di ali a sorgersi lassù, avvolta da una corolla di stelle, che ti splendono attorno sullo stesso sfondo di uno spazzacamino, ma realizzato senza telaio, senza ago né filo, intrecciando luce e oscurità al riflesso della schiuma marina. Mia luna che stai lassù a brillare, e non c'è donna qui che ti possa eguagliare, ti puoi fidare. Brevissima premessa anche qui, lo Xendal è un capo femminile caratteristico delle donne, delle contadine del Polesine, insomma, di solito nero, a forma triangolare con lunghe frange. Ed è anche questo, oggi vi parlavo stamattina di un poeta veneto, no? Zanotto, ecco. L'idea della poesia mi viene proprio da una pagina in prosa di Sandro Zanotto, in cui nominava questo capo di vestiario. Xendal. Cassipia lampro o capiova, ogni sera te te metti par sora il piscuro Xendal, che amantea tutta in raso, che si insognava una volta morose, che pramava alle spose, pense un co. Se costuma portarlo per sora, da femmina o no, per scondere i corni che seppettemo sulle coste, da carnovai. Ma il tuo, la parzunta e soai, che te tiene da per sora, con tutta una bora d'estè, a lampesate vissin, del mismo fumin di un spassacamin. Ti ho gattrato anche senza tearo, senza fio, e neanche ago, a botte di ciaro e di nero, col viso di spuma del mare, a me una, là in cima, a briare. E non gliene una, qua, quasi, che ho gabbia così, ti dico mi. Nel terzetto di poesie, questa è l'ultima e appare nella rivista Periferie a pagina 5, Lunaria. Lunaria, mezza luna sospesa, che te ne stai quieta nell'aria, più splendente che mai, in un trionfo di sole che riconforta di una mattina novembrina dopo il diluvio. Eccomi ancora a conversare con te, che manco ascolti le querimonie di queste pulci, che si credono leoni, ed è bene che sia così, perché in fondo, sin dalle origini del mondo, l'uomo ha sempre devastato, ma proprio tutto, e a momenti anche te. Un'aria, mezzaluna per aria, che teste quieta ante l'aria, pilantra camai. Sono aperta de sole carincora, della mattina e novembre, dopo un diluvio de piova. So qua ancora cabacaio cotì, che non te stegna ascoltare, e quei re de ste pusi che se stima lioni. E te fesso che ben, che tanto, da milioni di anni, l'uomo l'ha sempre distrutto, ma proprio tutto, e quasi quasi, anche a te. Grazie.
che non scappare, ci sono alcune sorprese. La prima sorpresa è la traduzione in inglese di questa poesia, la parte di Giuseppe Massara, che prego di leggere la traduzione. Volevo diciamo riprendere l'argomento che tu hai toccato, che è davvero molto importante, interessante. In realtà, quando si tratta di autotraduzione, è vero, cioè il poeta o comunque lo scrittore, quando traduce il suo testo, tende a riscriverlo, e questo è normale, direi che è fisiologico, no? Cioè, tutti. Il caso più evidente nei tempi moderni è quello di Beckett, no? Che scrive in francese e poi, quando riscrive in inglese, che è la sua lingua madre, i suoi drammi sono completamente diversi. L'opposto è il caso del traduttore, specialmente se si tratta di un traduttore professionista, cioè il traduttore si sente fortemente il limite e quindi si sforza di essere il più fedele possibile. Naturalmente non sempre ci riesce, e quando non ci riesce lo sente non proprio come un fallimento, ma come davvero un limite che non è riuscito a superare, ma si sforza di essere fedele. Quindi c'è questa diversità nella autotraduzione, che è un rifacimento, che è una riscrittura. Quando Beckett, per esempio, fa il traduttore, il caso più famoso è il caso della sua traduzione di Rimbaud del Bateau ivre, no? Bellissima poesia di Rimbaud. Ebbene, qui Beckett è molto fedele. Come mai? Eppure il Bateau ivre è una poesia difficile da tradurre, specialmente da tradurre in inglese, no? Questo non significa che io sia riuscito ad essere fedele, però mi sono, diciamo, sforzato. Mooney, half a moon hanging and silent in the air, more than ever shining in triumph like a comforting November morning sun. After the deluge, here I am, still chatting with thee, who listen not to such fleas' complaints. Fleas pretending to be lions, and that's right. For millions of years now, man has been wasting all. Really, he almost wasted you too. Bravo. Thank you. Io la ringrazio molto. Sono lusingato di questa versione in inglese, perché è la prima volta che qualcuno traduce il mio testo in inglese. Ne ho avuti tradotti in spagnolo o in francese, mi pare, anche, ma in inglese mai, quindi è una primizia che gradisco molto, grazie. Grazie a lei, mi rende felice. Posso averlo il testo via mail, magari? Sì. Grazie. Ma scappare Maurizio, perché intanto invito Manuel Cohen e Rino Caputo qui. Manuel Cohen leggerà la motivazione per il primo premio a Maurizio Casagrande, la motivazione di noi componenti della giuria, e sapete che Rino Caputo è il presidente della giuria. Sì, il motivo per cui la premiazione avverrà stasera è per motivi di forza maggiore, dal momento che causa sciopero delle ferrovie, la domenica Maurizio ha dovuto anticipare la partenza, ecco, e quindi è semplicemente per questo. Eccoci, Manuel, la motivazione della giuria. La bellezza e la forza di questa raccolta risiedono in buona parte nel saper rifuggire dai toni roboanti e dalle soluzioni artificiose. Una poesia che non vuole apparire,
né stupire con effetti speciali. Una parola che mai si compiace di sé e delle sue possibilità. Come la poetica dell'autore, che in un testo della raccolta confessa di preferire lo starsene un po' in disparte piuttosto che in una pubblica piazza. Si tratta di una poesia che per sua natura classica, non classicista. Come la grande poesia classica è in grado di leggere, ovvero di offrire al lettore e di interpretare la vita attraverso i fenomeni atmosferici, la luminosità del giorno, l'oscurità della notte, attraverso il freddo dell'inverno e il variare anche della temperatura, delle stagioni, con effetti di notevole varietà tonale. Una poesia che si affida a un universo sensibile e sensista di colori. C'è tutto un caleidoscopio di nuance che riverbera il variare degli stati d'animo. Una poesia splendida, come un plenilunio che illumina la terra, in cui accanto alla natura, ai suoi colori, alle sfumature e variazioni di luce, c'è la storia che si affaccia qua e là, la foiba, le altre nazioni del mondo, il paese natio, il dialetto, il dialogo con i maestri dialettali. Allora abbiamo il nostro presidente della giuria che aspetta, ecco, ti offre il pezzo. Allora avrai in un pacco, ci sono dei libri di Edizioni Cofine, tu sai che hai vinto 100 copie del libro, quindi una parte te l'abbiamo spedita all'indirizzo di casa per non farti gravare il peso. C'è anche una pseudo autobiografia mia, quindi prendi e porta a casa. E poi soprattutto ci sono dei prodotti del Gargano. Che prodotti sono di preciso, Pierino? Mitrione. Sono prodotti offerti dalla ditta Oilivis. A una certa ora, c'è una certa età, quindi comprendiamo. Voi avete visto chi è il produttore, quel giovane che ha spiegato molto bene le proprietà. Poi ci fate sapere poeticamente se le olive ti sono piaciute, se i prodotti di Mitrione. Naturalmente l'ultima parola aspetta al presidente. No, non è l'ultima, ma visto che lo premiamo stasera e riservo a domani qualche considerazione diciamo sull'insieme delle opere degli autori, però ecco una cosa ci tengo a dirla questa sera, riprendendo un po' il bel discorso che è stato già fatto dall'amico collega Giuseppe Massara, ma mi riferisco in particolare ad un'affermazione del nostro autore, che quando i poeti, quando parlano della poesia, è chiaro che parlano della propria, ma hanno l'ambizione, anche se non lo dicono, non la presunzione, ma l'ambizione di dire com'è la poesia, anche per gli altri, diciamo così, no? La famosa poetica di un autore, e quindi lui l'ha detta la sua, e ha detto una cosa molto interessante, cioè, ripeto, così quasi alla lettera delle parole, per me sarebbe impensabile scrivere se non in dialetto, perché l'italiano, con tutto il rispetto, ecco, ancora una volta torniamo ad una problematica molto interessante. Questo è un premio nazionale di poesia dialettale, quindi chi più di noi da 21 anni porta avanti questa posizione. Al tempo stesso dobbiamo sempre ricordare che l'italiano è nato come una lingua creativa, no? Diceva Dante, succhiata dalle mammelle della nutrice, proprio un atto fisico, e la madrelingua passa in quel modo lì al tempo suo, e poi è diventato l'italiano omologato, standardizzato, di cui parla Pierpaolo Pasolini. L'anno prossimo saranno 50 anni dalla morte per assassinio di Pierpaolo Pasolini, e forse il premio Schitella in qualche modo lo deve ricordare, proprio perché ci ha insegnato Pasolini che il dialetto è creativo. Ecco, quindi teniamolo sempre presente,
E però ricordiamoci anche che oggi forse lo sforzo è dare un contributo alla vita della poesia, altrimenti qual è il rischio? Faccio una battuta e mi perdoneranno le gentili amiche presenti. Il rischio che si sta accadendo è che la poesia dialettale è una poesia non prevalentemente, ma molto scelta dai maschietti, da chi vive, e la poesia nazionale italiana oggi trova davvero delle punte di grande livello nelle poetesse, ecco, cioè in chi finalmente, no, è arrivata l'altra metà del cielo, è arrivata prorompente nella poesia. L'ultima considerazione è perché, a mio parere, Maurizio Cassagrande ha meritato questo premio, con tutto il rispetto che noi diamo e il valore a tutti gli altri poeti, perché nella sua poesia dialettale non si è limitato alla poesia del ricordo, alla poesia della memoria, che è il primo livello anche spontaneo, no, della poesia in dialetto, ma si è misurato con gli oggetti fondamentali della poesia. Le abbiamo sentiti, non faccio paragoni, ma è la luna di Giacomo Leopardi, e cioè il contatto con oggetti, no, degni della poesia, che non sono necessariamente strettamente legati alla propria esperienza biografica personale. Riteniamo che questo sia un merito, perché è un aumento del linguaggio poetico, e quindi Cassagrande ci ha aiutato in questo. Grazie. Grazie Luca Capolito, e continuiamo con la musica. La parte musicale sarà con le persone di Enos Palmisano e di Michela Marconi. E di Enos Palmisano avete ascoltato qualcosa della biografia, delle sue attività, l'associazione con... Sì, 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 certo, giustamente. Ok, benissimo. Allora, bene, al piano ci sarà il maestro Paola Gagliardo. Stavo dicendo che di Enos Palmisano ho ascoltato qualche dato biografico e delle sue attività come enogastronomo, ma anche negli incontri culturali e i suoi articoli per la testata giornalistica Abitare a Roma e i corsi di sommelier, gli incontri di teatro e le lezioni di medicina. Di Michela Marconi voglio leggervi qualche notizia. Nata a Roma, laureata con lode in lettere classiche alla Seconda Università di Roma Tor Vergata, e dopo i diplomi in canto, sì, va bene, allora si è esibita nei concerti da camera in importanti sale nazionali e internazionali a Roma, a Busseto, a Bayreuth, per esempio allo Jagdschloss Tiergarten a Glasgow, Royal Concert Hall. Esegue repertorio operistico e cameristico per soprano lirico leggero in lingua originale tedesco, inglese, francese, russo. Ma forse stasera le romanze saranno in italiano. Schade, eh? Schade. Peccato, qualche lead non l'avrei sentito volentieri. Va bene, va bene. Ok, allora. Attacco io. Quello che sentirete, questa sera sono alcuni brani di tanti spettacoli che abbiamo fatto anche con il professor Rino Caputo, anche se non sta facendo finta di nulla, no? E la prima Finestra Calucive? Sì. Altriamo. Finestra Calucive è una cosa straordinaria, no? Che ha iniziato Vincenzo Bellini, e chiederei qui alla professoressa, c'è tanti di quei titoli nobiliari, come mai lui non si è firmato, perché non ha firmato questa melodia,
meravigliosa che lui però già sentiva da bambino dai cantastorie siciliani di Catania. Ma non si firma questa musica, come mai? Ma perché essenzialmente Vincenzo Bellini, che frequentava il conservatorio a Napoli di San Pietro Maiella, quindi era uno studente, in realtà questa veniva considerata una composizione del filone popolare, quindi in un certo senso veniva considerato un demerito, cioè un qualcosa da fare ma non da mostrare, non da esibire, non da pubblicizzare. Questo in breve. Capite, romanze straordinarie che però Bellini, Donizetti, Rossini era più sfrontato, no? Pescavano nella tradizione napoletana per fare romanze, non canzonette, cioè qualche cosa che ha un inizio, un intreccio e una fine. A cosa si riferisce questa canzone però? All'omicidio di Laura Lanza Trabbia. È un omicidio, l'ha stabilito Firmenti Ris di Palermo, del 2010. L'omicidio, voi ve lo siete già scordato, del 4 dicembre 1563. A ucciderla, e quindi a non essere fuori, no, dall'omicidio, a uccidere è il padre, Don Cesare Lanza, e il marito, la Grua Talamanca, antichissima famiglia nobiliare. Un omicidio non è un delitto d'onore. Legge 19 avanti Cristo di Augusto, che abbiamo abolito nel 1982. La legge augustea del 19 avanti Cristo l'abbiamo finalmente tolta nel 1982. È stato un omicidio e quindi non rientrava nel delitto d'onore. Dovevano essere tutti e due incarcerati a vita. E invece ucciso lei anche l'amante Lodovico Varnagallo, e questo l'ha stabilito bene il RIS, perché sono andati a prendere a Madrid e a Palermo tutti i verbali. Non vi sto a dire quale medicina legale cosa è stata incaricata, però dovete fidarvi, è stato un omicidio, non rientra, dovevano essere tutti e due carcerati. Li libera il re di Spagna, perché il vice re di Palermo l'aveva già incarcerati. E cosa succede? Che lei aveva un sacco di soldi, un sacco di tenute, la Concador era sua, e quindi il padre e il marito si riprendono tutti i soldi della figlia moglie. Questa è la storia vera di Fenestra Calucire. Il retroscena. Il retroscena. Grazie Paolo. Fenestra calucire, no, non lo te.
tanto a passiare. Si parrocchiano mio, tieni in sicuro la lampa sempre tiene c'è allumato. La lampa sempre tiene c'è Ma Dante avrà copiato da qualcuno, avrà preso spunti da qualcuno, dai trovatori. Le assonanze di Dante, tangen comensa partò da Gensa, na Beatriz, e ben crescenza vostra valenza, per ma credenza de prez garniz, vostra tenenza de verdiz, se ne sfaienza, de fase gradiz tenesse mensa, scienza, soffrenza, avez, e conoscenza. Valenza se stessa di stessa a benevolenza. Questa l'ha composta Rambaldo di Vaqueras. L'ha composta. È un franco provenzale del Midi, il mio, vicino a Marsiglia. E ci ha lasciato lo spartito, come ci ha lasciati una ventina di spartiti. Vi ricordo che la musica è totalmente invenzione italiana, così come gli strumenti sono tutti inventati da italiani. Ricordate. E ma come fa però la musica? Tangens comezza pastotas gensa da bei odrit e pre in crescenza vostra valenza per ma credenza de prescarit vostra tenenza e de vestis en esfaienza de fais grasit tenet semenza scienza suffrenza avete conoscenza valenza se stensa vistet a benvolenza. Un applauso qui ci vuole, eh? Straordinario, straordinario. E ma la traduzione in italiano cioè bisogna conservare le assonanze ma anche il significato, assonanza e significato. Tanto gentile nasce e soprattutto cresce, donna Beatrice, la vostra valenza per mia credenza di pregiornate e dominate il bel parlare, senza errare, di fatti graziosi possedete semenza, scienza, pazienza avete e conoscenza. La vostra valenza è vestita indiscutibilmente da benevolenza. L'ho tradotta io, perché non la trovate. Sì, sì. Allora, i più dicono che siamo in un famoso il Gambrinus, caffè napoletano, e c'è una sfida tra Ferdinando Russo e Gabriele D'Annunzio. Sì, vabbè, sei un grande poeta, cosa eccetera, però non potrai mai fare una poesia napoletana. Ah no? Dammi carta e penna. La carta non ce l'aveva, un tovagliolo e così c'è. In realtà non è stata fatta al Gambrinus, ma in un ristorante di Posillipo, perché viene anche chiamata Arietta di Posillipo. Quindi la targhetta che trovate al Gambrinus, bevete l'amaro, è buonissimo, così, è falsa.
che lì è stata fatta a Vucchella. Anni dopo non c'ha una lira, lo sapete, no? Non pagava le tasse, va dal Duce e dice: io ti do tutti i miei averi, basta che do lo Stato italiano al Regno, in quel caso al Regno dà tutti i miei averi, basta che non mi fa pagare le tasse. Manda una lettera a Francesco Paolo Tosti, che con Michetti faceva a Francavilla a Mare il famoso cenacolo. Dice: non c'ho, mi pubblichi questa poesia che per scommessa ho fatto con Ferdinando Russo. Dice: quando mai hai avuto una lira tu? Dove sta Francesco? Sta in America, perché la regina Vittoria gli ha dato l'incarico, no? Di governare un po' la musica inglese. È stato un grande musicista, e in modo particolare la parte, no, della lirica, insomma, riusciva. Beh, ha inventato la romanza da salotto. La romanza da salotto l'ha inventata lui. Lui ha inventato le romanze da salotto. Una di queste romanze, il primo che ha cantato a Vucchella, è stato Enrico Caruso. Canta a Vucchella, diventa un patrimonio mondiale. Dico anche, visto che siamo in periodo di Olimpiadi? No, basta. Basta. Anche perché hanno desiderio di andare a assaggiare. Di andare a assaggiare e pentole. Ciao. Poi basta. Sì, conosco Rillo, tu di nuovo che no, nuovo gabonerillo. A passo liatello mi dammillo ecco mano rosello, dammi la nuova zilla, dammi la cannatella, dammi le pigliotillo nuova Cerillo, nuova Cerillo, come questa vocella che pare una rosella, no paga pagarilla a passo liatella. Tu tieni la vocella, nuova gavagarilla, a passo liatella. Madonna mia! Meglio di Enrico! Meglio di Enrico! Non dormi sto dormiendo, torna.
Grazie.